Ho ascoltato cose di scienza di lettura, di storia, di giurisprudenza, di attualità, di informazione, e quindi questa mia che è un po' crocevia di tanti aspetti da discipline. C'è una famosissima interpretazione del Al di Braga che spiega perché la Milaz fa 8 giorni. Ad esempio ci ha spiegato che a 8 giorni si formano i fattori di quantitativi del sangue e la dice che in verità noi siamo sempre i soliti pensare che il numero ebraico per eccellenza sia il 7. Il maiale smentisce un po' questa tesi, dice no, il numero ebraico per eccellenza è l'8, perché che cos'è l'8? Se il 7 è il numero che corrisponde alla dimensione della natura, cioè il mondo della fenomenologia del creato, è il numero dei giorni con cui è stato creato questo mondo, l'8 è 7 più 1, l'8 è la dimensione che chiama a terra, quello che i filosofi chiamano la metafisica, ciò che va al di là della natura, della fattezza biologica e naturale. Quindi la mia è la prima di sbagli in cui un ebreo entra nel mondo delle mitzvot, tra l'altro dopo le 7 mitzvot dei figli di Noè, che sono 7, quindi l'ottava mitzvah, la prima mitzvah come ebreo in cui entra nel mondo della mitzvah, è una mitzvah che è nella dimensione dell'otto, cioè della metafisica. Quindi possiamo spiegarci in tutti i modi, i scientifici, gli storici, i sociologici, antropologici, ma la Milaz significa essenzialmente entrare nel mondo delle mitzvot, che è un mondo che è nella dimensione di ciò che è metafisico, di ciò che è atto, di ciò che va completamente al di là di tutte quelle che sono dimensioni conoscibili al raziocinio e alla scienza. Grazie a tutti gli lunedì.